A Foligno è tempo di Quintana, benvenuti alla seconda puntata del Quintana Channel. La passione non si spegne. Dopo la sigla, benvenuti! Nuovo appuntamento con il Quintana Channel, parte allo spazio dedicato alla giostra della Quintana di Foligno. La passione non si ferma, la Quintana e il lavoro per la Quintana non si ferma. Oggi ospiti in trasmissione abbiamo i 10 priori dei Rioni, coloro che sono il motore vero della nostra manifestazione, che coordinano tutto il lavoro dei volontari all'interno delle proprie contrade e chiaramente non solo. Ve li presento in rigoroso ordine alfabetico rispetto al proprio rione, iniziando dal rione Ammanniti con Federico Fiordiponti. Buonasera a tutti. Il rione Badia, Filippo Pepponi. Buonasera. Il rione Cassero, Fabio Serafini. Buonasera Manuela, buonasera a tutti. Il rione Contrastanga, Carlo Mattioli. Ciao Manuela, buonasera a tutti. Il rione Croce Bianca con Andrea Ponti. Buonasera, buonasera Manuela. Il rione Giotti, Alfredo Doni. Buonasera e bentrovati a tutti. Il rione La Mora, Massimo Montanari. Buonasera Manuela e buonasera a tutti. Il rione Morlupo con Elisabetta Maggi e Renci Di Massi. Buonasera a tutti, buonasera a Manuela. Il rione Bugilli. Buonasera, buonasera a tutti. Il rione Spada con Riccardo Ricci. Buonasera a tutti, buonasera Manuela. Allora, priori, cominciamo chiedendovi intanto, in questi mesi sospesi, come siete riusciti, in che modo avete trovato per poter mantenere il rapporto con i vostri rionali e comunque far sentire casa quello che è il rione? Sicuramente questa situazione è l'antitesi con quella che può essere definita l'attività rionale. In questi mesi, per quanto riguarda il mio rione, siamo riusciti a mantenere i rapporti, i contatti tramite video chat o comunque comunicazioni frequenti per aggiornarci, ovviamente. Sicuramente non è facile, e il momento è purtroppo ci concede solo questo. Al Badia invece, Manuela, abbiamo provato a, diciamo, la pianificazione non è mai mancata, ci siamo visti costantemente, ci siamo riuniti grazie a queste piattaforme digitali, però certo, vedersi di persona, parlare di persona e risolvere, affrontare le varie tematiche guardandosi negli occhi è molto più efficiente e è anche molto più piacevole. Però abbiamo provato subito all'inizio della situazione emergenziale a far sentire la vicinanza e la presenza ai nostri associati, promuovendo per i bambini, iniziando dai bambini, magari chiedendogli di fare un disegno del rione, oppure provando a fare i suoni dei tamburi, appendere qualcosa alle finestre, a fargli sentire comunque che la Quintana c'è, e che noi ci siamo e che prima o poi torneremo. Al CAS abbiamo usato i social, sia per quanto riguarda, sia utilizzando i canali tramite WhatsApp, quindi i gruppi rionali e i gruppi su Facebook. Poi ho scacciato via la paura insieme nei primi momenti del lockdown e piano piano, ecco, adesso ci siamo, stiamo aspettando di rivederci vis-à-vis, diciamo, speriamo il prima possibile. Ci siete riusciti comunque a mantenere un po' di quel calore che chiaramente con i mezzi di comunicazione che sicuramente hanno salvato una situazione che altrimenti sarebbe stata davvero completamente insostenibile, ma ci siete un po' riusciti a ricreare quella sensazione di famiglia che è la Quintana? Abbastanza. Ovviamente un conto alla programmazione, quindi le cose da fare in previsione di un'eventuale Quintana, quindi con i social e con le varie piattaforme abbiamo cercato di mantenere contatti con il Consiglio e le varie commissioni, e poi con i diversi social abbiamo cercato
di rimanere vicini ai nostri contradaglioli. Abbiamo fatto delle pillole, delle vittorie negli anni e quindi i nostri rionali hanno potuto ricordare le vittorie del contrastanga una volta al giorno per tenere viva la fiammella della loro passione. Per quanto riguarda il Croce Bianca, la situazione è oggettivamente molto complicata, anche se, come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, la pianificazione, l'organizzazione rionale non è mancata. Abbiamo portato avanti appunto il programma con le possibilità che abbiamo in questo momento, anche se poi in realtà quello che manca è il contatto fisico, cioè l'essere a contatto comunque con la passione quintanara, questo un po' ci manca. Per il resto cercheremo di fare il massimo, di superare tutti gli ostacoli provocati da questa brutta situazione. Sono certo che Quintanari e i miei rionali sapranno fare l'ennesimo miracolo anche questa volta. Al Giotti, sì, social chiaramente, quindi piattaforme per le riunioni, per gli incontri tra consiglieri. Abbiamo dovuto riprogrammare perché il lockdown ci ha beccati proprio mentre stavamo facendo dei lavori in taverna abbastanza importanti, quindi abbiamo dovuto interrompere lì, adesso riprogrammare quella che è la nuova stagione, diciamo, il nuovo anno, alla luce di quello che sta succedendo e dell'evoluzione che prenderà poi questa vicenda, diciamo. E comunque, al di là di questo, poi la settimana scorsa abbiamo fatto ci siamo visti dopo parecchio tempo, quindi con le mascherine, distanziati, però abbiamo fatto la prima riunione di consiglio riguardandoci di nuovo negli occhi, con la speranza di ripartire il prima possibile. Anche noi, Rione La Mora, mi associo a quello che hanno detto i miei priori precedenti, quindi abbiamo fatto delle riunioni, videoconferenze, e anche lì ho notato manca i guardarsi negli occhi, il contatto diretto è fondamentale. E sul nostro sito internet del Rione abbiamo cercato di mantenere viva l'atmosfera pubblicando delle foto, vecchi filmati. Noi abbiamo Falasca Stefano che è un vulcano, abbiamo un po' voluto ricreare questa atmosfera, però non è facile perché una festa di popolo, una festa di aggregazione con queste distanze, lo sappiamo, lo stiamo vivendo tutti, è molto dura. I contatti con i rionali e il consiglio, fino a poco tempo fa abbiamo fatto grazie ai social, grazie ai gruppi già esistenti rionali. Sicuramente non è stato facile, mancava questo contatto che ora sta un po' ritornando, perché finalmente iniziamo ad incontrarci anche presso la nostra scuderia, visto le imminenti prove e la possibilità di usare le strutture dell'ente. Per quanto riguarda il Rione Pugilli, dopo varie riunioni in videoconferenze, siamo riusciti a fare la prima riunione come noi la settimana scorsa, diciamo distanziati con le mascherine, però abbiamo iniziato i contatti visivi. Ci sono stati un gruppo di ragazzi che hanno messo sui canali social, su Instagram, dei quiz, delle foto vecchie, giusto per mantenere un po' viva, diciamo, la Quintana. Adesso con questa situazione che sembra che si sta, diciamo, allentando, c'ho molti ragazzi che mi chiamano, mi dicono possiamo andare in taverna, il gruppo dei tamburini che mi dice possiamo andare a suonare una volta alla settimana, siamo ancora sulla situazione dove ancora non c'è l'ok per fare queste cose, però sento che c'è questa voglia, forse perché siamo sotto il periodo che doveva essere di Quintana, però io spero sempre che si possa fare il tutto. Per quanto riguarda il Rione Spada, anche noi tramite i social, i gruppi di WhatsApp e le varie piattaforme abbiamo continuato a sentirci. Certo, vederci tramite uno schermo non è mai come vedersi dal vivo, e quindi il calore purtroppo e la vicinanza da questo punto di vista ci è mancato molto. Da poco, da quando diciamo, la situazione è un pochino migliorata, siamo riusciti a vederci sempre nel rispetto delle regole nella scuderia, un po' per pianificare le imminenti prove, e aspettiamo adesso, diciamo,
le disposizioni per incominciare anche a vederci con la speranza che non sia soltanto un desiderio, ma una certezza, insomma. E noi ci fermiamo solo un momento per la pubblicità e poi si torna qui al Quintana Channel. San Magno Caffè, pasticceria e gelateria artigianale, pizzeria, ristorante, lunch, happy hour. San Magno Caffè ti aspetta per tutte le pause della tua giornata. La colazione, un ricco buffet a pranzo, gelateria, pasticceria, cena, cocktail, yogurt e centrifughe. Tutto di produzione propria. San Magno Caffè, molto più di un semplice caffè. Pharma Farmacia San Feliciano. Trattamenti estetici personalizzati viso-corpo. Macchinari estetici professionali certificati. Trattamenti sensoriali spa. Analisi pelle computerizzata. BMI corporeo. Epilazione definitiva laser ad alta potenza. Novità assoluta. Lifting cosmetico con HIFU ultrasuoni focalizzati viso-corpo. Make-up e nail art. Prodotti made in Italy. Personale altamente qualificato e specializzato. Beauty Pharma Farmacia San Feliciano. Vieni a conoscere in farmacia ai professionisti della tua bellezza. Now baby, yeah, yeah, 'cause it begins like I saw her when I was 17 and all me a bra. Yeah, you don't even know what it mean. So let me explain, yeah, yeah. I go five every five of my dreams and I believe, yeah. But I don't need no money in my jeans. Yeah, to be an artist, one, two, three. This is no music, this is love, this is what I live for. So let me introduce myself, 'cause I can take no more. Ooh, yeah, yeah. Follow me now. E invece come vi siete organizzati per scuderie quelle rionali dei rioni Contrastanga, Crocebianca, Giotti, Pugilli e Spada e anche invece i rioni che hanno una scuderia esterna, la Manniti, il Badia, il Cassero, la Mora, il Morlupo? Il lockdown ci ha creato non pochi problemi per la gestione della scuderia. Noi abbiamo un nuovo cavaliere che non è di Foligno, quindi specialmente all'inizio non era impossibilitato a venire a montare. Per quanto riguarda la gestione della scuderia, sono stati dei mesi complicati. Fortunatamente noi abbiamo una situazione abbastanza consolidata, abbiamo una struttura che ci ha permesso comunque di andare avanti dal punto di vista tecnico con la preparazione della giostra. Diciamo la scuderia e quindi l'attività sia del dei cavalli che del cavaliere che di Daniele Scarponi è proseguita in questi mesi, chiaramente con i limiti imposti dal governo, delle autorità naturalmente, ma comunque non si è fermata mai l'attività. Per quel che riguarda l'aspetto tecnico, non ci siamo fermati mai, non ci siamo. Certo, abbiamo passato un periodo che abbiamo rallentato, onestamente. Il primo periodo del lockdown ci ha causato, diciamo, non pochi problemi. Scuderia, diciamo, con il cavaliere nuovo, i cavalli nuovi, e quindi avevamo appena il mese di febbraio incominciato, diciamo, a mettere un po' di carne al fuoco, ci siamo subito fermati. E nei mesi di chiusura totale i cavalli sono stati accuditi e mossi nei paddock, ma niente di più. Però siamo riusciti a portare avanti gli allenamenti, anche se abbiamo ridotto per il rispetto delle regole anche il numero dei collaboratori della scuderia. L'entusiasmo da questo punto di vista comunque non ci è mancato, perché la speranza poi che la giostra si potrà fare, ce l'abbiamo sempre avuta. Progressivamente il lavoro è iniziato in virtù di una potenziale giostra che tutti speriamo di fare il 29 di agosto, e quindi abbiamo riniziato progressivamente l'allenamento dei cavalli.
anche perché coltiviamo, abbiamo sempre coltivato comunque anche nelle settimane più buie, diciamo, di questi mesi, la speranza che comunque la Quintana si possa fare. Dopo l'ultimo comitato centrale, dove ci siamo dati queste date, questi step, la preparazione, diciamo, è iniziata, diciamo, da giostra, con le prove che verranno venerdì e sabato, quindi, diciamo, si respira un altro clima, devo dire. Noi come Rione Amanniti da anni ci affidiamo sempre a scuderie esterne. Quest'anno per il 2020 avevamo un nuovo cavallo, un nuovo cavaliere, ovviamente una nuova scuderia, la scuderia Finestra, e che ovviamente ha portato avanti il lavoro anche durante il lockdown, ovviamente per quello che era possibile svolgere. Noi abbiamo confermato la collaborazione con la scuderia Cordari, che è per nostra fortuna dotata di tutte le strutture che hanno potuto permettere durante il lockdown comunque di proseguire la preparazione dei cavalli. Sicuramente ci avevamo quest'anno cavalli nuovi da poter portare dentro lotto, vedremo, perché lì, diciamo, il lavoro si fa al campo e riprenderà il prossimo fine settimana. Allora, noi come Rione Cassero abbiamo la scuderia esterna di fatto, ma tendenzialmente la consideriamo Luca Orionale la sua scuderia come fosse la nostra, quindi da questo punto di vista abbiamo cercato di essere il più vicino possibile al nostro cavaliere, e sia da un punto di vista emotivo che organizzativo, in modo tale da cercare di sorpassare insieme questo periodo. Giannori dall'anno scorso si è messo in proprio, ma la scuderia è la sua, d'accordo, però il Rione ha partecipato, ha contribuito, l'ha aiutato a mettersi in proprio, a staccarsi dalle scuderie che aveva precedentemente. Da quest'anno la sua scuderia a San Gemini, una bella struttura, ma delle piste, la Alotto, lo zero per galoppare, i tondini, eccetera, è una bella struttura anche per i cavalli, dei cavalli nuovi. Noi, Mattia, ci puntiamo, e ha già dimostrato di essere competitivo l'anno scorso, e speriamo bene. Per quanto riguarda la scuderia, per me è una scuderia esterna, ma non c'è nessuna differenza tra una scuderia rionale e la scuderia esterna. Noi ci siamo affidati a Lorenzo e lui naturalmente non fa questo per lavoro, lo fa per sport e per passione. Ha acquistato dei cavalli, i quali non si sono mai fermati, sta creando una struttura veramente grande, soprattutto per la giostra della Quintana, sta costruendo questa struttura, come ripeto, non si è fermato mai, anzi in questo periodo di pandemia ho visto andare anche e allenare i cavalli in piscina. Adesso abbiamo cominciato a riprendere gli allenamenti, andiamo incontro alle prime prove con questo nuovo format, quindi sarà curioso sicuramente interessante vedere come cosa succederà. C'è ovviamente rammarico per non poter vedere in pista Tommaso, ovviamente un cavaliere giovanissimo che ha dato ovviamente una forte spinta a tutti, a tutto il popolo rosa grigio. L'obiettivo è stato quello di non spegnere mai la macchina, Manuela, ma di rallentarla, e adesso è stata ripresa con l'obiettivo di fare innanzitutto una Quintana sicura. L'obiettivo principale resta quello, la sicurezza per i cavalli, per i cavalieri, per poi arrivare a puntare anche alle performance. Priori, ora cambiamo argomento. Le taverne sono a disposizione dei ristoratori della città. Qual è la vostra opinione al riguardo? La disponibilità è nata a fronte di una mezza sollevazione. Non appena si è sentito parlare la parola taverna, qualcuno subito si è... Cioè, come aprire le taverne, i ristoratori in difficoltà? In realtà noi le taverne non le apriamo fino alla fine di agosto, poi vedremo, insomma. Quindi, anzi, da qui allora abbiamo rilanciato, perché questa è la verità, diciamo, la storia, no? La verità. Abbiamo rilanciato dicendo, anzi, siccome noi non apriamo, se volete vi diamo gli spazi. È stata una decisione presa ovviamente con il cuore, e che dimostra l'ennesimo segno della vicinanza della Quintana e dei Rioni alla nostra cittadina,
qualora ce ne fosse stato ulteriore bisogno. Come spesso è successo, i Quintanari e la Quintana ha dimostrato di essere tutt'uno con la nostra città, e se abbiamo dimostrato di essere sempre pronti a dare una mano quando c'è un momento di difficoltà della città. Mi rifaccio un po' a quel velo polemico che abbiamo letto sui social, che ci vede quasi competitor, vede opposte taverne e ristoranti come attori economici della città di Foligno. Non dovrebbe essere così. Per la città di Foligno la Quintana dovrebbe essere una sorta di calamita, una sorta di attrattiva per i folignati che escono di casa con mille cose da fare, potendo scegliere se andare a cena in taverna o andare a cena in un ristorante, per poi continuare a riempire le vie e per tutte le manifestazioni che stanno nel palinsesto della giostra. Dico solo una cosa, poi chiudo, se no la faccio lunga, che i ristoranti gli anni precedenti, capisco la contingenza, le difficoltà, rispetto tutto, ci mancherebbe altro, sia chiaro questo, sia chiaro, perché prevale più l'economia di chi ci vive con il ristorante rispetto alle taverne, ma non mi risulta che quando le taverne erano aperte siano stati problemi di convivenza, anzi è il contrario negli anni scorsi, mi sembra di ricordare. La Quintana c'è dal 46, le taverne dagli anni 70, quindi qualcuno se ne dovrà fare una ragione, però questa è una mia opinione. Ha trovato me piacevolmente colpito dall'idea del comune e ovviamente pronto a essere disponibile nel caso in cui ci fosse stato o ci fosse interesse sulla nostra struttura. Assolutamente, dobbiamo dimostrare di andare incontro alla città e siamo disponibilissimi. Perché ci sentiamo parte integrante della città e quindi se serve siamo a disposizione, insomma, ecco, mi riallaccio al discorso di Alfredo, il discorso di questa polemica a volte sembrano un po' sterili. Cerchiamo di non alimentarle, finiamola qui, insomma, ecco. Quintana è parte del tessuto, è parte di Foligno, quindi non avrebbe avuto senso non dare la disponibilità, anzi. È anche un allungare la mano a chi in questo momento si trova in difficoltà, perché la Quintana è anche questo. Abbiamo accettato subito questa proposta e se tante volte ci fossero queste richieste saremo contenti, saremo. Altra piccola pausa pubblicitaria, torniamo subito, rimanete con noi. Massinelli, soluzioni di stampa ad hoc per ogni cliente, arredamenti per uffici, distribuzioni di PC e software, sistemi completi per la gestione documentale, vendita e noleggio di stampanti, multifunzione, PC e macchine per ufficio, personale qualificato e altamente preparato, in grado di assicurare un'assistenza continua, completa e puntuale nelle fasi pre e post vendita e di individuare il prodotto più idoneo ai bisogni aziendali, che si tratti di un piccolo ufficio o di una grande azienda. Massinelli, stampa dove e quando vuoi. Asia Global Service, automazioni, sistemi di sicurezza, impianti elettrici, antincendio, progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi di allarme, videosorveglianza, controllo accessi, strutture blindate, automazioni per cancelli e porte residenziali ed industriali, impianti elettrici di produzione e di distribuzione, installatore ed assistenza tecnica autorizzata dei prodotti SEA, Orman, Tecnoalarm, Key Automation, Bordogna Cassaforti, competenza, esperienza e professionalità al servizio dei nostri clienti. Asia Global Service, via Monte Acuto 51 Foligno, www.asiaglobalservice.it. Bettini è la tua pizza, il tuo pane, la tua pasticceria, il tuo self-service, la tua pausa caffè, il tuo aperitivo, il tuo bistrò. Bettini, l'amore per la bontà è un bene di famiglia. Priori, ora parliamo di problemi pratici. Cosa comporta per un rione la mancata apertura delle taverne a giugno? La non taverna a giugno è un problema, che sappiamo che le nostre attività si concentrano a giugno e a settembre, dove la vita della taverna e comunque oltre all'aggregazione porta anche
dei ricavi che servono al nostro sostentamento, e quindi fai una programmazione per passare l'inverno, impostare tutto quanto in virtù della quintana di giugno. Mancando la quintana di giugno, ci ha lasciato con un po' di, diciamo, ci ha tolto un po' di terra da sotto i piedi. Abbiamo dei pagamenti programmati con le aperture che sono diciamo, periodiche in due periodi dell'anno ben specifici. Questa mancata apertura ci ha creato qualche piccolo problema, che però ecco, con non poche difficoltà riusciremo a compensare con la buona volontà e con lo sforzo di tutti i rionali e del consiglio rionale. Per quanto riguarda la taverna, è chiaro, oltre al danno economico, perché è evidente un danno economico che i rioni subiscono, c'è anche proprio un danno di sentimento, direi io, perché comunque moltissimi di noi, tutti noi anzi, soprattutto i ragazzi più giovani, aspettano e aspettavano giugno come momento di aggregazione, di socializzazione, di ritrovarsi dopo mesi in attesa della giostra. Insomma, c'è tutto un movimento dietro e un sentimento, appunto, che, di cui purtroppo per il momento dobbiamo fare a meno. Avevamo fatto delle programmazioni che abbiamo stoppato subito, che abbiamo dovuto stoppare subito, e adesso ci rimbocchiamo le maniche per superare anche questo periodo. Ormai è la doppia quintana giugno-settembre è una situazione consolidata, quindi avere a disposizione delle somme da poter, diciamo, distribuire durante tutto l'arco dell'anno, ormai anche i nostri fornitori ci sono abituati, e quest'anno indubbiamente la coperta è corta, insomma. L'aspetto della socialità che sicuramente viene a mancare, sono state stoppate tutte quelle che erano le programmazioni e necessariamente ovviamente tutti gli investimenti che ci sono dietro. Ovviamente si è creato un problema di budget economici da rispettare, perché nella nostra pianificazione le spese erano, diciamo, coperte fino al mese di maggio, poi a giugno avremmo iniziato a lavorare nelle taverne e quindi avremmo potuto far fronte ai vari investimenti. Abbiamo dovuto fermare quasi tutto e diciamo che oltre a questo aspetto economico si apre un aspetto umano, nel senso le taverne non sono solo un luogo in cui con il quale noi possiamo finanziare tutte le nostre attività, ma sono proprio un luogo di aggregazione che riempie le giornate, i cuori, le teste di un sacco di ragazzi. Il rione non è un qualcosa che è aperto solo 15 giorni a giugno e 15 giorni a settembre, sia lato economico ma soprattutto sociale. Più volte al mese vengono fatte cene, si organizzano eventi, quindi è mancata proprio un pezzo di vita. È un problema e un danno grosso sia proprio per la manifestazione, ma anche per un aspetto economico. Nonostante che facciamo un'attività complessiva di un mese, noi paghiamo le tasse, le utenze e le spese. Quasi tutte le scuderie hanno come media 4-5 cavalli, come sappiamo sono esseri viventi e devono mangiare almeno due volte al giorno, e anche qui è una spesa dove comunque per responsabilità e moralmente ce la stiamo prendendo noi, perciò diventa un grosso danno, per non parlare anche per la città, in quanto la Quintana è la manifestazione e la festa della città di Foligno. Perciò penso che sia un grosso danno non farla. È il cuore pulsante del rione, la taverna. Vivono lì, ragazzi, e se manca questa, purtroppo manca quel contatto, quella passione, il cuore non c'è. Non è solo un danno economico per i rioni, anche no, l'indotto stesso, dove noi con i nostri fornitori, per esempio, accuseranno un mancato incasso anche loro. Tornando un attimo invece al discorso, a quella polemica, no? Perché noi solo per aver deliberato che se ci saranno le condizioni rispetteremo il nostro obbligo statutario, no? Cioè quello di fare quintana.
Allora, sui social ho visto che la cittadinanza ci sparava a zero sulla manifestazione. Allora, io dico questo, le reazioni dei cittadini, secondo me, vanno accettate e ci devono far riflettere. Però le reazioni dei rionali o del popolo quintanaro, no, assolutamente, non esiste. Ecco, la chiudo qua e questo è tutto quello che volevo dire. Qualora si facesse la giostra il 29 di agosto, sarebbe a memoria la prima giostra di agosto della storia? Può essere? Mi confermate? Chi la vince? Alleggeriamoci, su via. Pronostico d'agosto ci mancava, quindi vabbè. Perché no? Il contrastanga. Il croce bianca. Croce bianca, senza se, senza ma. Gli altri non si sbilanciano. A posto. Se ha scelto il decano è Vangelo, dai. L'ultima volta che ho detto che vincevamo noi in trasmissione siamo arrivati noni, quindi la scaramanzia è tutto. Ma la differenza tra rioni si vedrà anche in questo. Anche no, ma non era per te. Anche Fabio Serafini era uno che diceva che gli manca il palio d'agosto. Giugno l'ha vinto, settembre l'ha vinto, ottobre l'ha vinto. E manca agosto, quindi agosto. Voglio dire, ecco, un attimo. Agosto manca a tutti, però. Agosto. Io vabbè, 2021 già penso. Agosto manca a tutti, agosto manca a tutti, Riccardo. Vabbè, mamma mia. No, Manuele, dico una cosa che vabbè, non è una cosa che non è da me. Già farla sarebbe veramente un successo. La più grande vittoria, esatto. Vero. Ma noi, guarda, vincerà il migliore. Noi la faremo e sarà la più bella quintana della storia. Adesso, a parte gli scherzi, la faremo e sarà la più bella quintana della storia. Faremo l'ennesimo miracolo quintanaro, come ho detto prima. E di questo sono convinto. Il contrastanga che ha detto che... il contrastanga non ha finito ancora le pillole quintanare, le pillole dei pali vecchi, dunque ancora sta vedendo quelli vecchi. Io mi sono fermato all'ultima vittoria del 2016, però non è detto che non possa continuare. Sono delle pillole apposta. No. Sono finite a marzo le pillole delle vittorie, insomma. Sono finite quando fa la programmazione, apposta ho bisogno di nuove pillole, Ponti. Ah, ho capito. Io mi sono fermato a quella del 2014, poi non è detto che non arrivino altre. Priore, grazie di essere stati con noi, vi auguriamo un buon lavoro. E noi invece ci vediamo domani alle ore 14 sul canale 10 di Umbria TV, in replica sul canale YouTube Quintana Channel alle 20:30 e alle 1 di notte sempre sul canale 10 di Umbria TV. Vi aspetto, non mancate!